Salute a tutti. Alcune settimane retro io registrava un video in italiano su per le indipendenze di Catalogna e alcune persone interlinguiste mi demandava di traducerlo. Io infortunatamente non ho tempo per farlo, ma io ho tempo per registrare un altro video, visto, in interlingua, per voi, questo è plus practic per me. Che pensi io della situazione in Catalogna? Le prime cose che io osservo è che il è sempre opportuno denunciare le violenze, ma il ha un parve ma le medios di informazione ha ancora un vizio dimostrato la loro parzialità, perché sì, come io dice, il è buono che il denuncia le violenze che le polizia utilizzava contro le votantes, ma io non osservava un tal attenzione quando episodio simile e molto più grave de facto e veniva in Ucraina nel anno 2014, quando il ha plure videos in YouTube che mostra che le ufficieros ucraini sparava al manifestantes che non aveva alcun armas. Io lascio queste affermazioni così, voi potete trovare questi video, se voi non lo trova, voi potete scriverle nei commenti se io ho delle gamine, ma io non voglio promuovere questi video de facto, non credo che sia su un buon pagina, ma io credo che quando non si vede che le media di informazione si comporta in maniera tanto differente, esso dovrebbe sublevare alcune questioni, alzare alcune questioni forse. Le seconde cose riguarda il concetto di indipendenza. Io credo che cada un persona, mesmo un singolo persona, deve averle diretto di declarare propria indipendenza delle altre persone. Questo è un poco assurdo, io lo riconosco. Io parlo di directos, le praticità di questo è un'altra cosa, il essere incredibilmente stupide se io declarava proprio indipendenza del società in quale io vivo, perché automaticamente io essere escludita del loro affare, di tutte le cose che le società mi dà, questo è moltissimo, io forse mesmo non potrei comprare le pan per mangiare, o io dovrei pagarlo moltissimo, o nessuno mi darebbe lavoro, o io dovrei demandare un visa cada vita che io exi da mia casa, visto chiaramente essere assurdo. Ma io credo che sì, il ha un comunità di qualunque dimensione che crede che illo pote vivere sol, indipendentemente del gruppo di persone, di status, che è circa illes, illes dovrebbe avere il diritto di farlo. E mia interpretazione del principio di sovranità, certamente, del sovranità del popolo, si applica anche a partes del popolazione, del fatto che usualmente è molto difficile stabilire che è su un popolo, che è su un'azione. Allora sì, io credo che Catalogna ha assolutamente il diritto di declarare l'indipendenza, se il lo vuole. Io anche ho un'osservazione circa il Kurdistan, questo è anche una situazione in parte simile, perché il Kurdos non ha proprio stato, il vuole formare
proprio stato indipendente. E le Kurdos attualmente sono divise in Turchia, Iraq, Siria, Iran, forse altre nazioni. E il è considerato una minorità con plus o meno directos, questo dipende dal paese dove il si trova. Il recentemente, le Kurdos di Iraq declarava la loro indipendenza e io, ripeto, io credo che il ha le directo di fare questo, ma in questa situazione questo è incredibilmente stupido, perché le Kurdos ha tolto le status circum a sé, che è contraria a questa indipendenza. Il sarebbe stato molto inamical, de facto. Le referendum del Kurdistan univa, questo è una cosa quasi incredibile, poneva in amicizia Iran e Turchia e Siria. Questo è una cosa quasi incredibile. Il maneava quasi a generare un'alleanza inter loro inimicos. Questo non è una cosa molto, molto saggia. Un'altra cosa a considerare del Kurdistan è qual è il territorio che Iles vuole avere. Perché, per esempio, in Siria Iles prendeva un grandissima parte di terra che si va occupata per ISIS e che non è storicamente terra curde. Il ha anche un altro problema, che le Kurdos faccia una sorta di pulizia etnica, non con assassini o uccisioni, ma il ha molte contos, molte novas, che dice come le Kurdos impedi, proibi al arabos di ritornare a proprie case nelle territorie controllate per le Kurdos. E queste sono tutte cose a verificare, ma è essenziale per decidere, per avere una comprensione della situazione. E questo è tutto quello che io volevo dire. Viva l'indipendenza di chi vuole essere indipendente. E arrivederci, ciao ciao.